Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. This episode is brought to you by Seed. Seed's DS01 is a 2-in-1 probiotic and prebiotic designed for whole body health. Formulated with 24 clinically and scientifically studied strains, DS01 offers benefits in and beyond the gut. See why DS01 is the probiotic recommended by top doctors and nutritionists. Go to seed.com/Spotify for 25% off Seed's DS01 Daily Symbiotic. Seconda registrazione di questo venerdì in cui non ho attrezzatura e microfono perché in viaggio per motivi di lavoro, però comunque ci tenevo a darvi dei contenuti, quindi lo devo ripetere. In questo caso ci tengo a parlare un attimo di Emi Schilla, che adesso insomma è uscito con il disco dei Second Roof, un disco che insomma ha tanti artisti, un disco sicuramente da approfondire e da ascoltare, anticipato dal singolo Berlusconi in cui c'è Jack La Furia, un singolo che non è che è andato così forte, singolo anche insomma tematica trattata in maniera un po' fiacca, devo essere sincero, ecco, vabbè. Però comunque, a parte questo, voglio parlare del Killa. In questo periodo io mi sto ascoltando molto Mercurio, uno dei dischi in cui sono più legato. Un grande disco, grandissimo. Emi Schilla è uno che ha fatto il pop rap veramente come pochi, è uno che ha fatto il rap veramente come pochi, ed è uno che insomma sa farlo come mestiere e sa rinnovarsi, insomma è un grande artista hip hop Emi Schilla, uno dei più grandi. Quello che voglio dire al riguardo però, ecco, quando fa questa roba come questo brano con Pyrex, nell'esercizio di stile, non lo so, non mi convince. Cioè, da quando comunque magari ha perso la sua compagna, che è stato tanti anni, ha fatto una figlia e cazzi vari, Emi Schilla ha perso un po' di umanità. Cioè, per me le tracce migliori del Killa sono quelle in cui comunque si mostrava umano, invece adesso sta a fare questa competizione inutile con gente che non vale manco la metà di lui, e di conseguenza sta sempre lì a ribattere concetti che secondo me non hanno senso che lui li ribatta, appunto perché sei Emi Schilla. Però giustamente stai nel disco di Second Roof e devi fare l'esercizio di stile, ci sta, però la metrica è la stessa, i concetti sono gli stessi, stanno un paio di rime interessanti che ti fa strappare la risata, ci stanno un paio di punchline bomba, perché comunque sei sempre Emi Schilla, non saranno le punchline degli esordi, non saranno le punchline del periodo in cui stava più in forma, però quello che voglio dire è che, cioè, beh, Pyrex non pervenuto proprio, cioè, ti faceva una pyraxata alla stile Fiori del Male, pure, però... Insomma, voglio dire, questa traccia, quanta gente se la vuole pompare, quanta gente se la pompa, se devo ascoltarmi questa roba qua, io mi riascolto Claro, per dirti, la metrica è quella, il concetto è quello, mi è fatto molto meglio. Quindi due sono le cose, o Emi Schilla qua non si sta impegnando, ed è un male perché devi sempre impegnarti, anche nei featuring, anche nei dischi degli altri, però la verità è che il Killa... certe tematiche non le sfrutta più come prima. Ha fatto una strofa nel disco di Briga che nessuno si è inculato, una strofa devastante, una strofa pesantissima, sempre d'amore però non sdolcinata, però ecco lì ti tira fuori dei concetti che veramente mi dà un gusto nero il Killa in quei casi, ti dice quella cosa che dici no ma dove, è vero, che figata, c'è ragione, cazzo, che ti dà qualcosa. A me sta roba qua non mi dà niente. Cioè, perché vi ripeto, ho vissuto gli anni d'oro del Killa e comunque viene da un disco con Jake in cui comunque di roba così ne ha fatta a pacchi, ne ha fatta fino a sfinire un po', quindi di conseguenza viene a dire ma perché, cioè, no, ci sta, la devi fare, il disco di Second Roof lo devi fare, ok, l'hai fatto, però da parte mia io vorrei un Killa che ci rifà un disco
singolo, cioè privato, solo lui, pochi featuring, in cui comunque dicevo, ho sentito, cioè recentemente negli ultimi anni, brani come Fuoco e Benzina, La mia malattia, cioè è quel repertorio là, quella roba che il Killa un po' non gli va bene per se stesso, come se no, ma io sono di più, ma lascia sta ste cazzate da Zarri. Ok che sei Mischilla lo Zarro, va benissimo, per carità, sei fortissimo, chi cazzo lo nega? Però, non lo so, sto esercizio di stile lo possiamo commentare come il miglior? Non credo, non, no, poca roba. Allora, due sono le cose, o mi fai ogni rima una bomba, ma ogni rima qualcosa che veramente esplode perché lo sa fare, però sto Mischilla un po' in fase di riscaldamento, boh, ma a voi vi convince? Questo voglio dire. Non lo so, mostraci la tua umanità, Emis, che con quella non hai fallito veramente mai. Con la tua umanità sei arrivato sempre dritto al cuore. Ultimamente hai visto a pompa a palla soli assieme, cadere e poi rialzarsi, piangere e poi sorridere. Tu l'hai chiamata sofferenza, io lo chiamo vivere. Rime semplici fondamentalmente, nulla di complesso, ma roba universale e sempre verde. Questo è il migliore Mischilla e questo vorrei da lui. Tutto qua. Ho voluto approfittare stasera per dirlo, perché è una cosa che stavo pensando questi giorni. L'eleganza incontra la tecnologia. Lancia Y, da oggi nei nuovi allestimenti oro, platino ed eco-chic GPL. Partono gli incentivi Lancia. Gamma Y Hybrid da 139 euro al mese con finanziamento interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1.600 euro, 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro. TAN 0 TAIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 dicembre.